Quello è... Ifrit, o ciò che ne resta. A lungo le nostre fredde ceneri hanno bramato una scintilla. Volgi gli occhi ad esse. Guarda ciò che dovrai diventare. Valistea non può sopportare un'altra minaccia alla sua esistenza. L'avidità dell'uomo non fa che spingerla sempre più verso la rovina, ma può ancora essere salvata da te. È per questa ragione che sei nato, che ti abbiamo accudito, nutrito, come avrebbe dovuto fare tua madre. E adesso che sei finalmente cresciuto, caro Mythos, è giunto il momento che tu adempia al tuo scopo. Riparare i tuoi errori. Se il nostro peccato è voler sopravvivere, allora sei colpevole quanto noi. Sì, la colpa è tua. La nostra volontà è nata perché ci hai abbandonati. E ora dovremmo rinunciarci. Solo per un posto nel tuo nuovo paradiso. Credete davvero di essere degni del paradiso? Nel nostro mondo non c'è posto per la razza umana. Tutto questo è davvero così difficile da comprendere? Avevamo soltanto bisogno di te, Mythos. Quando verrà il momento di dire addio a questo mondo orrendo? Nessuno ci seguirà e nessuno rimarrà. Ma come nessuno? Questo è il nostro mondo. Non appena la Terra sarà rinata, l'umanità avrà esaurito il suo scopo. Che mai dovremmo continuare a sopportare coloro che ci hanno inflitto così tanti tormenti? Perché il mondo non appartiene a voi. Appartiene a tutti noi! Cosa? Ed è proprio qui che ti sbagli. Nulla vi appartiene tranne la volontà. Fratello. Non posso farcela da solo. E non dovrai farlo. Siamo stanchi del vostro dissenso. Ora dovrete imparare che questo padrone non può tollerare la disobbedienza. Famiglia, i miei amici. Abbiamo sofferto, siamo sopravvissuti. Questo mondo sarà anche imperfetto, ma non abbiamo altro. E se non potremo condividerlo, non vedo che un'unica soluzione. Dovrai abbandonarlo. Ci avrai anche creati, ultima. Ma è tempo di vivere alle nostre condizioni. Questo non è più il tuo mondo. È il nostro.